Grazie. Le vostre domande non saranno non ascoltate, le risponderemo sul nostro blog con calma. Buonasera, io vorrei che tutti quanti ringraziassimo il nostro ospite e l'Università Link perché hanno fatto veramente un lavoro davvero egregio. Vedete, è molto difficile di questi tempi avere una spiegazione molto chiara, dettagliata, da parte di persone che sono dei professionisti, su dei problemi così complessi. Siamo talmente abituati adesso ai talk show, alle chiacchiere, alla confusione, che avere un quadro così netto e così preciso è davvero qualcosa che va tutto a merito di Scenari Economici, di il nostro padrone di casa e della Link University. Io adesso inviterei i partecipanti alla tavola rotonda a volersi accomodare e, mentre magari salgono una alla volta o tutti insieme, salite. Ecco, vorrei darvi un po' dei numeri, perché noi ci stiamo tanto preoccupando dell'Italia, giustamente ci stiamo preoccupando dell'Italia, e non abbiamo forse piena coscienza di quello che sta succedendo in giro per il mondo. Questo è il numero di Milano Finanza in edicola oggi e vi do alcuni numeri. Il Dow Jones, dalla variazione di oggi rispetto al massimo dell'anno, è caduto dell'11%. Il Nasdaq pure lui dell'11,46%. Standard & Poor's 500 del 9%. L'Eurostock 50 19%. Il FTSE MIB 11%. Il FTSE 100 del 14%. La borsa tedesca, il DAX, è sceso del 21,93%. Per quanto riguarda le valute, qua ci stavamo preoccupando di quanto si potrebbe svalutare una ipotetica nuova lira. Bene, il real del Brasile è crollato del 53,70%, la lira turca del 32,46%, il Rand della Sudafrica del 22,59%. Questi dati ci danno probabilmente la sensazione che la situazione economica e finanziaria del mondo è molto, ma molto, ma molto più grave di quanto non ci vengono a raccontare, e soprattutto la situazione di molti paesi europei e del resto del mondo molto più grave di quanto non ci venga raccontato. Quindi questa ipotesi di un piano B non sarà tanto probabilmente una scelta diretta dell'Italia, quanto probabilmente un dover trovare una soluzione di approdo in una ipotetica dissoluzione dell'euro. Mi sono preparato per questo incontro cercando un po' su Google quali possono essere state delle affermazioni da parte delle persone, degli esponenti politici che sono qui oggi con noi, rispetto ai problemi dell'euro. E la prima persona a cui vorrei rivolgere la domanda è l'onorevole Giorgia Meloni, persona che conosco da lunghissimo tempo, è una persona che si è veramente prodigata tanto per i giovani italiani, e volevo chiederle, secondo lei, onorevole, il fatto per esempio adesso che il Presidente del Consiglio Renzi stia battendo i pugni sui tavoli europei chiedendo la flessibilità, chiedendo il piano Juncker, è effettivamente qualcosa che sta portando dei risultati proficui, oppure diciamo è solamente una idea, una prospettazione un po' pubblicitaria, un po' di comunicazione, e poi in realtà tutto continua come ai tempi di Monti e di Letta?
Dunque, buonasera. Intanto ovviamente ringraziamento a Scenari Economici, agli organizzatori, alla In Campus, il saluto al professor Antonio Rinaldi, che è colui che fisicamente mi ha invitato, e ovviamente buon pomeriggio a voi, per questo, grazie per questo bel appuntamento. Ma guardi, io penso che, diciamo, mi è capitato delle volte scherzando di definire Renzi il figlio segreto di Vanna Marchi, no? Ogni tanto noi scherzando lo chiamiamo Matteo Donascimento, perché diciamo che insomma c'è una certa discrasia tra le slide, no? le battute, quello che lui racconta in televisione e quella che è poi la realtà dei fatti. E a noi è stato raccontato un governo italiano che invertiva la rotta in Europa rispetto a quello che si era visto con Monti e con Letta, ma la verità è che Monti, Letta e Renzi sono praticamente la nostra troica, la troica italiana, noi ce la siamo fatta in casa, no? Monti, Letta e Renzi erano la troica da noi, nel senso che nulla è cambiato nel peso che l'Italia ha in Europa. Nulla è cambiato nel peso che l'Italia ha in Europa in questi mesi, e lo vediamo dalle questioni più sensibili. Non arrivo, perché non è il tema di oggi, alle questioni dell'immigrazione, ma ho sentito prima dire giustamente al professor Rinaldi qualcosa che ha a che fare con il fatto che noi, che abbiamo barattato la nomina di Federica Mogherini a commissario, ad alto commissario per gli affari esteri dell'Unione Europea, firmando le folli sanzioni contro la Russia, che tra le altre cose hanno messo in ginocchio fior fiore di imprese italiane, per poi non vedere non solo il Presidente del Consiglio italiano, ma neanche l'alto commissario della politica estera invitata nei vertici, diciamo, centrali della politica estera europea, perché al tempo facemmo notare non ha molto senso che nomini e che ti sbracci tanto per nominare il responsabile della politica estera in una Unione Europea che non ha una politica estera, perché è un po' come fare metto il commissario e il teletrasporto, una cosa bellissima solo che non c'è, e i risultati si sono visti. Quando Renzi dice noi abbiamo invertito anche sulle scelte economiche che ha fatto la BCE, che ha fatto l'Europa, abbiamo invertito la tendenza, anche questo è falso. È vero che a un certo punto la Banca Centrale Europea ha deciso di fare una politica monetaria espansiva, come si rivendicava da tempo con il quantitative easing, poi sarebbe da discutere anche del merito del quantitative easing e di chi garantisce quei soldi, vabbè, insomma non ci arriviamo perché rischiamo di scendere troppo nel tecnico, ma la verità è che non è merito di Renzi, è l'esatto contrario. Il motivo per il quale a un certo punto la Banca Centrale ha dovuto fare una politica espansiva, cioè una politica diversa da quella che stava facendo, è che i burocrati europei si sono accorti che la mucca che continuavano a mungere stava per morire, e quindi bisognava prima rimetterla in carne per poi tornare a mungerla. E questa, in termini di opinione pubblica, è stata una vittoria dei movimenti cosiddetti eurocritici, cioè di quelli che hanno fatto notare in questi anni che la politica dell'austerity che la Merkel stava portando avanti in realtà aveva finito per peggiorare la condizione economica della stragrande maggioranza delle economie europee. Del resto sono dati empirici, tutte le nazioni che stanno all'interno della zona euro in questi anni sono cresciute meno di quelle che stanno al di fuori della zona euro, eccezione fatta per la Germania, e questo è un dato, insomma, economico. È vero che l'Italia in questi mesi è cresciuta un po' di più rispetto al passato, ma nella condizione economica nella quale oggi l'Europa si trova, tra appunto cambio euro-dollaro, politica espansiva dell'Unione Europea, il petrolio, sappiamo, l'Italia ci dobbiamo dire che cresce molto meno delle altre nazioni. Allora io penso che non sia assolutamente vero che l'Italia conta di più in Europa con Renzi, perché ce lo raccontano i risultati che il governo Renzi ha portato a casa. Renzi ha perso una grandissima occasione, perché quando ci sono state le elezioni europee, Renzi è diventato il leader europeo più suffragato in Europa. Avrebbe potuto agevolmente in Europa costruire una maggioranza alternativa e un blocco di potere alternativo a quello che aveva comandato in Europa negli ultimi anni, perché ci dobbiamo ricordare che poi fanno gioco PSE e PPE, ma votano insieme il 90% dei provvedimenti. E invece Renzi ha tenuto in piedi il blocco di potere che c'era, ha partecipato alla nomina di tutti questi appassionanti vertici che noi abbiamo delle istituzioni europee, compresa la nomina di uno a presidente della Commissione europea che si chiama Jean-Claude Juncker, che è famoso nel mondo per aver messo in piedi il più grande sistema di evasione fiscale quando era presidente del Lussemburgo, quindi facendo una cosa che andava contro anche alle altre nazioni dell'Unione Europea. E io come italiano dovrei prendere ordini da uno che mi spieghi quanto sono bravi loro, che dopo aver aiutato le multinazionali e le imprese a evadere e a togliere risorse agli stati nazionali, adesso spiegano a noi come dobbiamo rispettare le regole.
Ma sarà folle tutto questo? Allora io penso che Renzi abbia perso una grandissima occasione. Io penso che Renzi abbia perso una grandissima occasione, che l'abbia persa volutamente, sto zitta e chiudo, che l'abbia persa volutamente, perché ogni governo risponde a chi ce lo mette. Il tema del problema per il quale noi non abbiamo, cioè il problema che noi abbiamo posto sulla questione della sovranità, non è solo una questione che pure sarebbe non irrilevante filosofica, no, morale, cioè noi non è che la nostra libertà ce l'ha regalata qualcuno, ce la siamo guadagnata, qualcuno l'ha costruita prima di noi, qualcuno ha sacrificato tutto quello che aveva per difendere i nostri confini, per difendere la nostra sovranità, per difendere la nostra libertà, già questo sarebbe sufficiente a non svenderla. Dopodiché il tema molto concreto è: quando un governo non risponde al popolo, risponde a qualcun altro, perché un governo risponde a chi lo piazza. E il fatto di non avere governi scelti dagli italiani, ma avere governi che sono in buona sostanza frutto della volontà delle lobby, della finanza, di altri mondi, fa sì che noi abbiamo governi che negli ultimi anni, invece di fare gli interessi degli italiani, hanno fatto gli interessi delle lobby, della finanza, eccetera, eccetera, eccetera. I risultati si vedono, perché hai voglia che ci dicono che l'Unione Europea ci aiuta? L'Unione Europea non ci aiuta. Noi sono anni che eseguiamo tutti gli ordini dell'Unione Europea e tutti i fondamentali della nostra economia sono peggiorati. Ho sentito l'altro giorno Renzi dire: no, il nostro obiettivo è arrivare nel 2018 con il debito pubblico a 123%, cioè che è esattamente a quanto stava nel 2011. Perché adesso l'hanno fatta arrivare al 137? Ma complimenti. Rivalutando allora, naturalmente. Esatto. Allora, io dico, l'Europa per noi, mi è capitato già di fare questo esempio e mi taccio davvero, l'Europa per noi è stata un po', avete presente i cosi, gli alcolisti anonimi, no? Tu vai lì e per noi l'Europa è stata questo, nel senso che noi ci siamo dovuti alzare, siamo arrivati nel circolo europeo, un circolo molto serio, abbiamo dovuto dire: guardate, sì, noi siamo l'Italia, ci siamo alzati, abbiamo i nostri problemi, i nostri governanti hanno moltiplicato la spesa pubblica, abbiamo tanti problemi economici, dateci una mano. Questa è stata l'Unione Europea per noi, solo che noi pensavamo di avere di fronte una persona che ci potesse curare e invece avevamo di fronte il classico santone che ti prende in giro e intanto ti si frega tutti i beni che hai. Ecco, questo è esattamente come noi siamo stati trattati dall'Unione Europea, che ci ha detto: no, non ti preoccupare, adesso ti metto a posto l'economia, tu intanto firmami una serie di trattati che mi devi firmare, così quando proprio starai in ginocchio molto più facilmente mi potrò comprare tutti i tuoi gioielli di famiglia. Onorevole, qua c'è... c'è un punto, so se si sente, sì, e c'è un punto delicato, perché mi sembra che uno dei risultati concreti dal punto di vista politico istituzionale delle crisi di questi anni è stato praticamente lo sconvolgimento dell'assetto dei partiti tradizionali europei, perché se vediamo quello che è successo non solo nelle elezioni italiane ma anche nelle elezioni in Grecia e in Spagna, c'è stato effettivamente la nascita di sistemi, di partiti politici completamente nuovi. E io ritengo che questo sia forse, diciamo, il dato più eclatante della crisi, il fatto di avere sconvolto praticamente quello che erano le famiglie tradizionali. Volevo chiederle, onorevole, ma in poche battute, visto che, diciamo, ci sono delle idee che sono convergenti circa delle politiche europee diverse in tanti schieramenti politici e in tanti partiti, ecco, lei con, diciamo, Fratelli d'Italia sarebbe disponibile a trovare su questo terreno una convergenza anche magari con partiti con cui avete delle idee completamente diverse su altri temi? Ma assolutamente sì. Io penso che il tema oggi, il tema dell'interesse nazionale e quindi anche il tema della sovranità sia, diciamo, la pietra miliare della nascita di Fratelli d'Italia. Per noi l'interesse degli italiani nel loro complesso viene prima da sempre l'interesse di un partito, e quindi quando tu riesci a condividere delle battaglie devi avere la forza di farlo. Io penso che questo sia, tra l'altro, sia un'epoca molto post-ideologica, noi lo dobbiamo interpretare, chiaramente non vuol dire rinunciare alle proprie idee di riferimento, però sono d'accordo con Marine Le Pen quando dice che la grande sfida di questo tempo non è tanto lo scontro destra-sinistra, è più lo scontro tra l'alto e il basso, cioè tra i diritti dei molti e gli interessi dei pochi, tra i popoli e le oligarchie di potere. Ecco, io penso che tutti quelli che stanno schierati con il popolo possono essere un nostro valido alleato su questi temi, e noi siamo disponibili ovviamente a dialogare con tutti.
è il tempo di rivendicare però il tema della valorizzazione della difesa dello Stato nazionale. Io penso che l'unica sovrastruttura, l'unico ente che può agevolmente combattere contro lo strapotere delle burocrazie europee è lo Stato nazionale. Il motivo per cui l'obiettivo che noi dobbiamo raggiungere è quello di lavorare per rafforzare, da questo punto di vista, l'Italia come nazione. Ovviamente ci sono tanti partiti che da questo punto di vista stanno facendo un lavoro importante. Sicuramente con la Lega abbiamo in questi mesi avuto un rapporto molto forte, abbiamo anche affrontato qualche competizione elettorale insieme. Su questi temi c'è molta convergenza, soprattutto grazie al lavoro che sta facendo secondo me Matteo Salvini, di andare oltre un'idea di un'Italia che dovesse dividersi piuttosto che compattarsi. È un grande lavoro che si può ancora fare, ci sono altri movimenti che su questo stanno lavorando e noi siamo disponibili a dialogare con tutti quelli che hanno ancora la capacità di mettere l'interesse nazionale prima dell'interesse del partito, perché delle volte invece mi pare che ci sia ancora nei partiti politici una volontà di, pur di dimostrare che io sono l'unico bravo, tutti gli altri non sono niente, no, di chiudersi alla fine, di rendere tutti molto più deboli. Grazie onorevole. Io so che lei ha degli impegni, quindi quando lei dovrà allontanarsi lo faccia pure tranquillamente. Io volevo chiedere all'onorevole Fassina, seguo lo stesso ordine che mi è stato dato per gli interventi, e ricordando un po' una sua affermazione che ho trovato sulla stampa, in cui si dice l'euro è stato un errore, l'Italia dovrebbe uscire. Io le vorrei rivolgere un paio di riflessioni, due in particolare. Una relativa al contesto storico in cui noi abbiamo fatto questo passaggio all'interno dell'euro e soprattutto il passaggio di Maastricht. Il passaggio di Maastricht è stato un passaggio che è stato molto delicato anche all'interno della sinistra, e io sono andato a riprendere delle affermazioni di un esponente del partito, del senatore, dell'onorevole Petruccioli, il quale già a quei tempi, quindi nel momento in cui si aderiva a Maastricht, diceva che il solo braccio economico dell'Unione Europea sarebbe stato insufficiente e che tutto questo problema della competizione economica avrebbe fatto da incubatore verso politiche reazionarie che avrebbero posto in difficoltà le conquiste di cittadinanza nell'Unione Europea dello Stato sociale e dei diritti civili. Io non voglio ritornare ai tempi ancora in cui il Partito Comunista era contrarissimo all'ingresso dello SME, ma le faccio questa domanda perché effettivamente all'interno della sinistra il problema della tutela dei diritti, il problema della tutela della cittadinanza, il problema dello Stato sociale non è stato, come dire, completamente sottovalutato. Quindi oggi che noi ci troviamo in una situazione in cui l'euro ha portato alle estreme conseguenze l'attacco a tutta una serie di diritti dei lavoratori e dei cittadini, probabilmente non è un ripensamento quello suo, entrare nell'euro è stato un errore, ma probabilmente il riprendere tutta una serie di riflessioni che erano state già abbondantemente approfondite in precedenza. Grazie per la domanda e grazie anche al professor Rinaldi e agli altri organizzatori per l'invito di una giornata interessante, anche se ho potuto seguire soltanto il pomeriggio, ma ho letto le slides. La riflessione mi pare che vada avanti in modo serio e produttivo. Lei ha giustamente ricordato la valutazione che 30 anni fa almeno facevano esponenti importanti dell'allora Partito Comunista, e poi il cambiamento di posizione che c'è stato. Credo che bisogna riconoscere appunto che quella valutazione che lei ricordava stava dentro un quadro in cui si immaginava anche uno scenario possibile, politicamente possibile, cioè quello di completare la politica monetaria con una costruzione politica, con una legittimazione democratica che avrebbe portato ad avere un assetto in grado di fare della moneta uno strumento e non un fine.
giustamente dedichiamo attenzione all'euro. Sottolineo però che non è che se noi togliamo l'euro torniamo agli anni 70. Nel frattempo è cambiato moltissimo intorno a noi. Allora l'euro non è la causa dei nostri problemi. L'euro è un fattore di aggravamento dei nostri problemi. Rispetto a quelli... No, non è una causa. Basterebbe prendere un paese importante, che non ha l'euro, come il Regno Unito, e uno si rende conto quanto è stato svalutato il lavoro, quanto è aumentata la disuguaglianza, quanto è diminuito l'apparato industriale, quanto si è concentrato il reddito e la ricchezza e quanto è stato smontato il welfare. L'euro è un fattore di aggravamento, ma dentro un quadro in cui, oltre alla moneta unica, c'è la libertà di movimento di capitali, che è la causa principale di regressione delle condizioni del lavoro. C'è l'eliminazione di ogni tipo di regolazione allo scambio di merci e servizi, che è un altro fattore importante di regressione delle condizioni del lavoro. L'euro era stato immaginato, e qua il riferimento che faccio all'errore politico, di prospettiva politica che abbiamo immaginato, che la mia parte ha immaginato allora. L'euro era stato immaginato come un fattore che potesse compensare, che potesse costituire un argine, e invece è diventato un fattore di aggravamento dei problemi. Però i problemi esistono a prescindere dall'euro. L'euro li ha aggravati. Quindi parlare di piano B, parlare di superamento dell'euro, vuol dire rimuovere un fattore di aggravamento, ma non, dobbiamo essere seri, è stata molto seria la prima parte della discussione, credo che anche questa che vede protagonisti politici debba essere altrettanto seria, ma non è che recuperiamo la sovranità che avevamo nel Novecento prima della liberalizzazione dei movimenti dei capitali. Quindi facciamo un passo che va nella giusta direzione, ma è un passo di un cammino molto lungo. Quindi il passo ha senso, ma bisogna essere seri e riconoscere che è un passo, non è la riattivazione di quella che era la sovranità della prima metà del Novecento, perché purtroppo quel mondo non c'è più. Ci piaccia o no, quel mondo non c'è più. Sono intervenute tante altre cose oltre alla moneta unica. Quindi la moneta unica va affrontata in questo contesto. Non a caso le slide che ci sono state illustrate pongono come problema quello di non eccedere nella creazione di moneta, quello di non... Di tenere sotto controllo la dinamica salariale. Perché fanno queste raccomandazioni? Perché è evidente che ti muovi in uno scenario in cui i mercati rimangono globali, in cui i movimenti di capitali rimangono liberi, in cui lo scambio di merci e servizi interviene. Quindi questa è una tappa importante, ma è una tappa. Poi bisogna completare tutte le altre tappe per riportare una qualche simmetria, per riequilibrare il rapporto di forza capitale e lavoro. Ecco, onorevole, su questo, quanto ha pesato, diciamo, nella costruzione di questo percorso, e quindi un'Europa politica, non solo economica, il fatto che a un certo punto e improvvisamente c'è stato il collasso non solo della Germania Est, ma di tutto il sistema dei partiti comunisti. Cioè, mi sembra che probabilmente questo riflusso verso l'ordo liberismo, questo neoliberismo, sia stata questa riconduzione a zero dello Stato, e dal punto di vista dei diritti dei lavoratori e dal punto di vista dell'intervento nell'economia, sia stato proprio un portato del collasso di tutto un sistema che fungeva sicuramente da puntello. Vorrei ricordare a tutti quanti che se ci sono stati questi grossi guadagni di produttività da parte dell'industria tedesca è perché nel 1950 l'80% del reddito, quindi del reddito nazionale, era distribuito ai lavoratori in Germania, ed era necessario perché se non avessero pagato bene, molto bene, i lavoratori delle industrie tedesche, c'era il pericolo che il muro gli cadeva in testa. È così, onorevole? Assolutamente sì. L'89 ha pesato enormemente nella svolta che c'è stata,
e ha pesato non solo sui partiti comunisti più o meno relazionati con quel mondo, ma ha pesato anche sulla famiglia socialdemocratica, che da allora si è incamminata lungo una strada di subalternità molto rilevante. Oggi cade l'anniversario del 25esimo anno di unificazione della Germania. In un bell'articolo sul Fatto Quotidiano, Vladimiro Jacquet ricorda come quel modello che si dice nella discussione ufficiale di unificazione in realtà è stato di annessione ed è stato sostanzialmente un modello che poi è stato riprodotto nell'Eurozona per compiere operazioni abbastanza simili, con delle ricorrenze che sono davvero illuminanti. Ebbene, in quel passaggio uno dei protagonisti della sinistra europea allora, Mitterrand, pensò di imbrigliare la Germania unita attraverso la moneta unica, mentre quell'operazione si è rivelata esattamente ha prodotto un risultato esattamente opposto, che la moneta unica è diventata lo strumento per affermare la forza della Germania sul resto d'Europa. Ho sentito, a mio avviso, citare troppo i burocrati di Bruxelles. Guardate che loro sono degli strumenti, cioè l'interesse nazionale non è che lo dobbiamo recuperare solo noi, qualcuno non l'ha mai abbandonato, cioè non è che le decisioni li prende il funzionario che è a capo della direzione Ecofin a Bruxelles. Qua c'è un interesse nazionale che domina sugli altri interessi nazionali, che è l'interesse nazionale tedesco, ma fanno politica, non è che sono dei burocrati che hanno delle idee strane in testa e le impongono. Quindi smettiamola anche di immaginare che il problema sia la tecnostruttura di Bruxelles o Mario Draghi. Mario Draghi si allarga nel momento in cui gli è consentito di allargarsi, ma ci sono dei rapporti di forza tra stati nazionali che rimangono decisivi sullo scenario politico, e ci sono anche delle dimensioni di classe, perché non è che dentro agli stati nazionali siamo tutti uguali. A una parte di questo paese va molto bene questo modello di integrazione, va molto bene, quindi non è solo un rapporto tra interessi nazionali, è anche un rapporto tra classi sociali. C'è chi in Italia beneficia enormemente di un modello che porta alla svalutazione del lavoro, perché è evidente che magari fa più profitti nel momento in cui il lavoro si svaluta. Quindi l'operazione è più complicata, purtroppo, che la semplice affermazione di un interesse nazionale, e per questo è importante capire anche nel rapporto con gli altri paesi. A me è capitato di partecipare a un gruppo che ha parlato circa un mese fa di un piano B per l'Europa, che sarebbe a mio avviso più efficace come piano B se venisse elaborato da un insieme di paesi, perché come giustamente è stato ricordato prima, diciamo, nel momento in cui parli di piano B si determina una situazione molto complicata. Se questo piano B fosse elaborato da un gruppo di paesi e fosse uno strumento che mette sul tavolo una capacità negoziale diversa, perché se la Grecia, ad esempio, avesse avuto un piano B supportato da un arco di forze europee, probabilmente a Bruxelles sarebbe andata meno peggio di come è andata a Tsipras. Quindi questa operazione dobbiamo fare, è meglio se la facciamo con una dimensione di raccolta di energie in altri paesi che condividono, in quanto tengono alle condizioni del lavoro, condividono la necessità di superare l'attuale assetto che schiaccia le condizioni del lavoro. Claudio Borghi. L'onorevole Claudio Borghi? Qui. Sì, dico è il padrone di casa, se vuole intervenire la prego. Va bene. Allora, onorevole Claudio Borghi, reduce da, mi sembra, un successone dal punto di vista della, come dire, del debutto in politica, penso che sia il più giovane fra coloro che hanno debuttato in politica qui, no? Fra di noi, sicuramente molto più giovane dell'onorevole Storace, penso, no? Che, come dire, qualche cosa di esperienza ce n'ha. Allora, leggo su un titolo di un'intervista rilasciata a Perna, che insomma giornalista di vaglia. Claudio Borghi, l'economista di Salvini.
tutta la verità sull'uscita dall'euro, in 3 anni rinasciamo ma senza lira. Vi ringrazio. Innanzitutto ben vengano iniziative come queste, perché più se ne discute meglio è, anche se ovviamente non posso dirmi d'accordo con tutto quello che ho sentito, ma non importa, perché l'importante è parlarne in modo tale da chiarirsi poi dopo man mano le idee. Dal mio punto di vista, per come vedo le cose, già non mi piace l'idea di piano B, perché per me l'uscita dall'euro deve essere il piano A. Semmai il piano B deve essere, se non va nelle maniere ottimali. La maniera ottimale per me, per esempio, è un'uscita concordata, e già ci sono stati degli accenni in merito, no? Proprio per far sì che sia quanto più efficace possibile. Se un gruppo di paesi, come ha giustamente accennato adesso l'onorevole Fassina, si mettono d'accordo e si rendono conto che questa situazione non sta in piedi, tutto diventa più facile. Segnatamente poi tutto diventa facilissimo se i due paesi fossero Italia e Francia. Non a caso, poi dopo, dal punto di vista delle alleanze europee, la nostra scelta è stata quella di allearsi col Front National, che è unica forza anti-euro francese, con delle concrete possibilità di vittoria. Perché capite bene che un'Italia e Francia che dicono qualcosa significa maggioranza dell'Unione Europea rispetto a una Germania che si troverebbe in minoranza, perché non c'è tanto da discutere, i paesi fondatori e fondanti dell'Unione Europea sono Italia, Francia, Germania, senza uno di questi tre non si ha Unione Europea e quindi c'è poco da discutere, oltretutto che in ogni caso abbiamo il quarto pilastro, diciamo così, che è già fuori, vale a dire l'Inghilterra. Per cui, dal nostro punto di vista, la prima cosa in assoluto da ricercare è un'uscita concordata. Ma se questo è il piano A, cosa che risolverebbe moltissimi dei problemi dell'esecuzione, perché molto banalmente se ci fosse accordo in questo senso, ci si muoverebbe secondo l'ottica del manifesto di solidarietà europeo, che prevedeva come domanda semplice quella che tante volte che qua ci siamo adesso messi a discutere, vale a dire cos'è la maniera più facile di smantellare l'area euro. E la risposta unanime di tutti gli economisti che all'epoca si trovarono per la prima volta in un freddissimo Bruxelles a discutere di questo tema, quando ancora poco era discusso in giro, era: si caccia via la Germania. Tanto per cominciare, cioè vale a dire smantellando l'Unione Europea dall'alto, tutte le technicalities diventano molto più semplici, come una pila di monete si riesce a smontare in modo molto più facile, togliendo moneta per moneta partendo dall'alto piuttosto che dal basso. Perché se tolgo moneta per moneta dall'alto sono a posto, se invece voglio riuscire a togliere l'ultima sotto in modo tale senza far cadere la pila, mi occorre il colpo secco, che non tutti sono in grado di fare. Quindi l'esecuzione è molto più difficile partendo dal basso piuttosto che dall'alto. Quindi il piano A è lo smantellamento dall'alto. Il piano B invece è lo smantellamento unilaterale. Perché? Perché può anche essere che questo grande accordo salvifico, che riuscirebbe a consentirci uno smantellamento più semplice dell'area euro, invece non si trovi. E se ci dicono di no, questo è un mantra che io di solito tiro sempre fuori a quelli che dicono si dovrebbe, faremmo, diremmo. Quando questo si dovrebbe, faremmo, diremmo, implica il consenso di qualcun altro. Se il consenso di qualcun altro si trova è un'ottima cosa, se il consenso dell'altro non si trova, non per questo io devo rinunciare alla libertà. Per cui, dato che il mio obiettivo è arrivare alla libertà e alla democrazia, che, come giustamente ha detto Barra Caracciolo, sono incompatibili con l'euro, non posso pormi il problema di cosa mi succede se ci rimango, perché io non ci voglio rimanere. E quindi voglio uscire, posso farlo in due modi, concordato o unilaterale. Bene, nelle technicalities per l'uscita unilaterale,
che è quella più difficile, ripeto, perché se no altrimenti è tutto molto più semplice. Nessuno corre agli sportelli se la Germania esce dall'alto, perché il tedesco, nella prospettiva di passare da euro a marchi, non teme di perderci, o nessuno pensa di guadagnarci, o nessuno può effettuare una speculazione su una moneta che ancora non c'è comperandola. Perché se ci fossero in giro i marchi tedeschi, io potrei comprarli pensando di guadagnarci su un futuro apprezzamento. Invece che cosa succede? Succede che tante delle cose che vengono agitate come spauracchio sono esclusivamente dei movimenti speculativi, vale a dire della gente che punta a guadagnare dal fatto che c'è un momento di discontinuità. Il momento di discontinuità è il passaggio, il giorno, dalla esistenza della valuta euro all'esistenza delle diverse valute nazionali. Lì si crea una discontinuità, perché normalmente nei mercati tutte le aspettative sono incluse. Nel momento stesso in cui c'è una discontinuità, invece, ciò non avviene, e c'è un certo punto, uno che ci poteva guadagnare e l'altro che ci poteva perdere. Bene, per evitare questi guadagni è ovvio che l'importante è cercare di tenere le cose il più segrete possibile. Quindi quando io dico ho il piano già pronto ed è segreto, non è che sto dicendo una cosa fuori dal mondo, sto dicendo semplicemente che ogni piano nei suoi dettagli dovrebbe essere minimamente noto il meno possibile, per evitare semplicemente che altri ci guadagnino, che ci speculino su. Ma altrimenti, guardate che quello che viene intuito o pensato come pericoloso non necessariamente lo è. Pensate per esempio alla corsa agli sportelli, vale a dire, nel momento stesso in cui io penso che da euro passerò a lira, faccio la corsa a togliere i miei euro dal conto corrente, in modo tale poi dopo da evitare che mi diventino lire, perché penso che la lira varrà meno dell'euro e quindi ci guadagnerò in futuro ricambiando poi gli euro che mi sono portato sotto il materasso in lire. Questo è quello che normalmente uno potrebbe pensare. È un'attività speculativa. C'è uno che, quindi non è un danno a qualcuno, è qualcuno che vuol guadagnarci su qualcosa. Benissimo, ma supponendo anche che succede questo, abbiamo visto in Grecia in casi simili, perché non si parlava di uscita della Grecia, ma si parlava di fallimento delle banche, ma tanto il meccanismo è lo stesso, sempre gente che per paura va a prelevare soldi. Chi ce li metteva quei soldi che la gente poi dopo si portava sotto il materasso? Ce li mettevate voi? Ce le metteva qualcuno in Grecia? Ce le metteva la BCE. Quindi, paradossalmente, se la BCE ci dà tanti euro per tappare la corsa agli sportelli che i cittadini si portano a casa, ma può anche essere un guadagno, perché poi dopo è la BCE che i crediti si ritroveranno nei confronti della BCE e possono essere gestiti esattamente con la stessa lex moneta di cui si parlava esattamente prima. Quindi il fatto che speculativamente qualcuno porti a casa dei soldi e questi soldi ce li metta la BCE è un problema della BCE, non è tanto un problema mio. Quindi il fatto che ci siano delle technicalities, vi assicuro che ci sono, prenderò esempio e nota di quello che è stato detto in questa occasione, e confido che tanti altri mi diano idee, perché io un mio piano ce l'ho, ma non necessariamente ottimo. Quanti più me ne arrivano di idee e meglio è. L'importante è andare oltre la paura, l'importante è andare oltre la disinformazione, l'importante è andare oltre quello che ci dicono che sarebbe impossibile. Non è niente impossibile, non è niente impossibile, basta volerlo, e quello che conta è avere davanti un obiettivo. Se l'obiettivo nostro è, e poi dopo scusatevi, vi devo lasciare perché magari lei voleva darmi un'altra domanda, ma la faccio un po' più lunga includendone due, perché purtroppo devo andare. Due al prezzo di una. L'importante è avere l'obiettivo. E dove si distingue chi ha l'obiettivo e chi non ce lo ha? Chi è disposto ad arrivare al governo insieme? Perché tutte queste cose, queste belle cose che noi ci immaginiamo, il piano A, il piano B, il piano C, no, quello che è, le fai se governi.
Non le puoi fare dall'opposizione, non le puoi fare facendo referendum, non le puoi fare qualsiasi altra cosa. Perché metti anche per paradosso che ti lasciano fare il referendum consultivo. E poi cosa succede? Dopo che hai fatto il referendum consultivo, è Renzi che vi fa uscire dall'euro perché tu gli hai detto di no? Ma non scherziamo. Sono cose che si possono fare governando. E quindi, nel momento stesso in cui una forza politica, e io ho in mente un nome, Movimento 5 Stelle, così almeno siamo chiari rispetto a quello che vogliamo dire, nel momento stesso in cui una forza politica è d'accordo con me che la priorità è quella lì, la prima e l'assoluta, e quindi dice lasciamo perdere tutte le altre cose, discutiamo della possibilità di fare un'alleanza di scopo, di arrivare al governo insieme solo per uscire dall'euro e poi dopo, una volta riconquistata la sovranità, tutti separati, tutti a casa propria, ognuno, io mi seguirò il reddito di cittadinanza, io l'indipendenza della Padania, ognuno ci avrà il cavolo che vuole delle sue cose che vorranno fare, ma prima bisogna prendere la libertà. Allora, se veramente uno vuole uscire dall'euro, accetta un discorso di questo tipo. Se lo rifiuta, e come fino adesso ha sempre fatto il Movimento 5 Stelle, vuol dire che probabilmente questa non era una priorità per loro. E dal mio punto di vista significa che non ha capito nulla. Quindi io sono disponibile con tutti, dalla sinistra, da Fassina, da Dattore, dalla Comunisti, da chiunque sia, a discutere di andare al governo con l'intento di uscire dall'euro come primo scopo. Se qualcuno non vuol parlare con me di questo argomento, non è mio amico e penso che sia amico di qualcun altro. Io ricordo un'altra crisi, probabilmente la ricordate voi, forse chi ha qualche anno più di me meglio, chi ha qualche anno di meno l'avrà letta, ma dopo la crisi petrolifera, quella del 73-74, ricordava... Sì, un momento. No, io do l'ordine dei lavori. No. Borghi avrà la possibilità, come dire, di avere tutte le informazioni del comandato. Allora, dopo il 73 noi abbiamo avuto un periodo di grave crisi. Se vuole rispondere un attimo. Mi sembra al minimo rispondere. E anzi, è un orgoglio quasi essere attaccati, perché vuol dire che effettivamente essere attaccati da un partito come quello della Lega, che ha governato negli ultimi 20 anni per almeno 10 anni, perché vuol dire che probabilmente qualcosa si sta facendo. Io sarò molto diretto e chiaro e posso. Grazie. Sarò molto diretto e chiaro per due semplici motivi. Perché nel momento in cui si parla di euro, e se oggi siamo qua a parlare di euro, seppure tutti i partiti che sono qua presenti sono stati nelle televisioni negli ultimi anni, hanno assistito nel momento in cui ci hanno introdotto l'euro, hanno assistito nel momento in cui si è introdotto l'articolo 81 della Costituzione, hanno assistito nel momento in cui c'è stata la riforma Fornero e poco hanno fatto. Se oggi siamo qua a parlare di euro anche attraverso il referendum è per il Movimento 5 Stelle e penso che di questo perlomeno si debba dare atto. Poi io non penso di avere, signori, i bu e gli applausi vanno tutto benissimo, io non penso di avere la verità in tasca e sono sicuro che arriveranno anche delle domande da voi, però il pensiero è molto semplice. Nel momento in cui si parla di democrazia e qualcuno qua su questo palco parlando di euro ha parlato anche di democrazia come è giusto che sia, e si è detto che con l'euro, che è uno strumento, e non dobbiamo dimenticare che l'euro è uno strumento e non è una politica economica, ma è uno strumento di politica economica, si parla poi di democrazia. Per tornare a democrazia bisogna riuscire anche a dar parola ai cittadini, bisogna utilizzare tutti gli strumenti possibili e immaginabili per dar parola ai cittadini, perché se no nel momento in cui c'è qualcuno, e ti rispondo, c'è qualcuno che te la sta togliendo la democrazia, tu non riesci a dimostrare che c'è un modello economico differente, c'è un modello sociale differente, c'è un modello politico differente se non ritorni ed è la possibilità di tornare alla democrazia. Poi è chiaro, noi siamo all'opposizione, è vero. Se facciamo un referendum consultivo e passa e Renzi è ancora al governo, poi bisogna impegnare il governo a far qualcosa, è verissimo.
ma grazie a questo unico strumento che abbiamo oggi in Italia, è l'unico strumento che le opposizioni possono avere e siamo stati gli unici a utilizzare questo strumento, è solo in questo modo che si può creare la pressione dal basso importante per far cambiare le cose ai governi. Se aspettiamo che il governo vada a casa da solo e aspettiamo di realizzare qualcosa in ambito dell'euro, forse nel 2018, in funzione di quello che succede al Senato in questi giorni, allora non ci siamo intesi che loro, i governi e i partiti tradizionali, mai faranno niente di diverso. Perché una delle domande fondamentali che bisognava fare in Grecia era se tutte le persone, e anche qua oggi, se le persone che sono qua presenti si fossero trovate nelle condizioni dei ministri economici e del ministro dell'economia greco, cosa avrebbero fatto? Avrebbero assecondato i poteri finanziari perché sono loro amici e hanno permesso loro di governare negli ultimi 20 anni, o si sarebbero dimessi? Questa è una domanda che bisogna fare a Borghi, questa è una domanda che bisogna fare a Fassina, bisogna fare da Torre, perché finora non hanno dimostrato niente di diverso. Allora chi può dimostrare qualcosa di diverso e chi sta utilizzando e sta cercando con il popolo, con i cittadini, di fare quella pressione dal basso che può permettere di modificare le cose? Perché se continuiamo ad aspettarci che sia Renzi, che sia un uomo solo al comando, che sia Salvini o che sia Borghi da solo a modificare le cose, quando Borghi stesso è all'opposizione oggi, allora non ci rendiamo conto che non sarà mai così. E per fare questo bisogna andare a governare. Per fare questo bisogna spiegare ai cittadini come fare. Per fare questo c'è bisogno della volontà popolare. Se continuiamo a delegare, a demandare agli altri qualcosa che dovremmo fare noi, sicuramente non succederà mai niente. E questo è un pensiero. Questo vuol dire permettere anche a chi oggi o applaude o fa bu, di intervenire, di creare una pressione popolare dal basso. Penso che questa sia la questione fondamentale. Poi è chiaro, qua potremmo stare a discutere mezz'ora della questione dell'euro. Stare a discutere mezz'ora del fatto che i principi contabili ed economici che si è portato dietro l'euro sono completamente sbagliati. E chi dice di ritornare alla lira e non vi dice che la lira stessa era una moneta a debito, quindi tornare alla lira in realtà sarebbe la stessa identica cosa, bisognerebbe trovare una moneta senza vincoli, allora ci ritroveremmo nella stessa condizione. La moneta bisognerebbe, si potrebbe chiamare come? No, guardi, siamo stati nelle piazze per mesi a raccogliere delle firme per spiegare alle persone cosa fare. E abbiamo utilizzato il referendum proprio per spiegarlo alle persone. E qui... No, su questo non sono assolutamente d'accordo, perché io sono stato nelle piazze giorno e notte per settimane a spiegare alle persone, insieme a tantissimi altri attivisti italiani del Movimento 5 Stelle, a spiegare l'euro e a spiegare come si esce dall'euro. Veramente un secondo, perché mi dispiace che la discussione, io speravo fosse una discussione politica fatta in maniera, diciamo, calma, per scambiarci idee tra partiti che hanno magari idee diverse, posizioni diverse, che però su questa tematica si poteva trovare una convergenza. Mi spiace che poi, come al solito, esponenti della Lega vengano, gridino e poi se ne vadano, però io vorrei fare veramente un invito a Borghi e a tutta la Lega. Perché la Lega al Parlamento europeo non ha neanche un euro parlamentare nella Commissione Affari Economici e Monetari, che è quella in cui si parla di euro? Perché la Lega non partecipa col Movimento 5 Stelle nella serie di dibattiti? Perché questo è importante. Noi al Parlamento europeo e in Europa dobbiamo aprire il dibattito sul tema dell'euro, perché la via migliore è quella che dicevano Borghi e quella che diceva Fassina, è quella di mettere attorno al tavolo tutti i paesi. Dopo 16 anni credo che ogni fase sperimentale dell'euro si possa dire conclusa e si dica: questo progetto ha fallito, cosa possiamo fare insieme per trovare una soluzione tutti? Se non si può fare, faremo una soluzione italiana. Però la Lega in Europa su questo tema è totalmente inesistente. Quindi io chiedo al professor Borghi di alzare la cornetta, chiamare Salvini e di venire a sedersi in Commissione Affari Economici e Monetari al Parlamento Europeo per parlare con noi. Io sono totalmente aperto, ho organizzato dibattiti all'interno del Parlamento Europeo con tutte le forze politiche, dalla sinistra alla destra, al centro. No.
No, non è un battibecco, è semplicemente rispondere, rispondere. Allora, scusate, scusate, io avevo promesso all'onorevole Dattore di, come dire, darci la sua visione. Allora, io ringrazio ancora tutti quanti della partecipazione al dibattito, perché effettivamente dimostra quanto è vivace l'uditorio. Però vorrei che soprattutto le persone che noi abbiamo invitato sul palco abbiano la possibilità di esprimersi. Allora, dopo la crisi del 73, noi abbiamo avuto la solidarietà nazionale, forse che sembravano incompatibili per tanti motivi, si sono messe intorno al tavolo e hanno immaginato un progetto per far uscire l'Italia dalla crisi. Quindi quello che sembrava molto difficile fare fu fatto. Mi sembra che quello che non sta riuscendo in Italia in questi anni è come le forze politiche non stiano trovando un terreno condiviso, e questo mi sembra che sia un'occasione invece per vedere se ci sono degli spazi fra la destra, la sinistra e i movimenti che sono nati proprio come opposizione a questo problema dell'Europa e dell'euro. C'è un terreno sul quale lavorare, quello che per esempio proponeva il professor Savona, quindi il nuovo piano A, che cosa potrebbe fare un governo, mi sembra una cosa più sensata. Sì, grazie, mi associo anch'io ai ringraziamenti nei confronti del professor Rinaldi e del team di Scenari Economici per questa occasione di confronto, e io la utilizzerei come tale. Cioè, adesso abbiamo tante occasioni in Parlamento e in televisione per fare polemica tra i partiti e nei partiti. Qui siamo di fronte a un lavoro di approfondimento serio, a un'analisi che tra l'altro si serve anche di uno strumento molto utile come quello del sito. Credo dobbiamo fare tutti lo sforzo per confrontarci col merito delle proposte e delle analisi ed evitare di trasformare questo confronto nella solita diatriba partitica. Partendo da alcuni punti di vista che possono essere condivisi e altri non li sono. Oggi credo sicuramente tra gli studiosi, ancor meno tra i politici, è abbastanza acquisito che essere entrati nell'euro in questo modo per l'Italia è stato un danno. È stato un danno e un errore che centrodestra e centrosinistra hanno condiviso. Poi possiamo discutere le ragioni per le quali ciò è avvenuto, le nobili speranze anche a cui questo errore si è legato, l'idea, come dire, che quella sovranità democratica di cui avvertivamo, per le ragioni che richiamava Fassina, lo svuotamento a livello nazionale, potesse essere ricostruita, riempita di forza, di autorevolezza a livello europeo, perché il disegno è stato questo. Ma il modo in cui si è proceduto ha prodotto gli effetti che conosciamo, e oggi obiettivamente bisogna prendere atto che senza correzioni significative, così come l'euro ha una doppia insostenibilità, non è soltanto una insostenibilità economico-sociale, ma è anche, cosa secondo me perfino più grave, una insostenibilità democratica. Io sono d'accordo col Presidente del Consiglio Renzi quando dice all'Europa: non è la Commissione di Bruxelles che può decidere quale tassa io devo tagliare. Mi spiace che si svegli un po' tardi, perché probabilmente se questa consapevolezza sul deficit democratico dell'Europa l'avessimo assunta prima, in un momento anche di maggiore forza, come è stato ricordato, del governo italiano, dopo le elezioni europee, alla vigilia del semestre di presidenza italiano, forse si poteva per tempo aprire una discussione seria in Europa sulle ragioni strutturali della crisi dell'euro e anche evitare di lasciare solo un governo come quello greco, che tra mille difficoltà, contraddizioni e errori, ma comunque ha avuto il coraggio di sollevare una questione di fondo ed è stato lasciato solo. Naturalmente poi dobbiamo anche avere anche l'onestà di riconoscere che sarebbe sbagliato e ingeneroso attribuire tutte le responsabilità al governo in carica o a quelli che l'hanno immediatamente preceduto. Se siamo onesti, se ci muove onestà intellettuale, dobbiamo riconoscere che la catena delle responsabilità è più lunga, che il deficit e la subalternità culturale che ci hanno portato a concepire in questo modo l'adesione al vincolo europeo come un vincolo salvifico per l'Italia risalgono a molto prima.
Non lo diceva, lo diceva Prodi, ma lo dicevano in maniera praticamente convergente sia il centrodestra sia il centrosinistra. E non lo dicevano molti economisti e bisogna riconoscere, lo dico per la mia parte politica, noi siamo stati dentro... Lo sto riconoscendo, siamo stati dentro una subalternità culturale. Ora, naturalmente, come se ne esce? Si possono avere diverse opinioni, sulla sostenibilità delle strategie di Euro-exit. Quello che credo non sia in discussione è che noi dobbiamo partire però almeno da dei punti condivisi. Allora, ricostruire la sovranità, ma quale sovranità? Io penso che ricostruire la sovranità significa rimettere al centro la Costituzione democratica del 1948 e il modello di società che questa Costituzione descrive. Siamo tutti d'accordo su questo? È quella la sovranità a cui pensiamo, con un ruolo... Ma evitiamo, qui sono note anche le posizioni politiche che abbiamo, le critiche che facciamo, evitiamo di fare di questo momento di confronto un'arena, proviamo ciascuno con le proprie idee a ragionare, non è che qui ci convinciamo per essere pro o a favore di Renzi, tra l'altro particolarmente pro per Renzi mi pare che non ce ne siano qui, quindi non c'è nessuno da convincere da questo punto di vista. Proviamo a ragionare. Allora, siamo d'accordo su questo? Perché già questo sarebbe un passo in avanti, cioè tutte le forze politiche sono d'accordo nel dire la Costituzione del 1948, fondata sulla centralità del lavoro, sui diritti sociali, sulla piena occupazione, sulla lotta alle diseguaglianze, sulla centralità del Parlamento, è un patrimonio condiviso. Siamo d'accordo nel dire che l'unità nazionale è un valore e che quindi qualsiasi opzione secessionista la lasciamo alle spalle e diciamo che difendiamo l'Italia unita, che la critica all'euro serve anche a questo. Siamo d'accordo nel dire che nel momento in cui si apre un conflitto tra i trattati europei e la Costituzione italiana viene prima e i trattati europei vengono dopo, che c'è una sovraordinazione. No, ma sono posizioni probabilmente Ora... Allora, stavo concludendo e ho ascoltato tutti. Ho ascoltato. L'ultima cosa che volevo dire. Qui nessuno sta rivendicando, diciamo, magnifiche qui chi è qui? Chi se mi ascolti, chi è qui non ha appoggiato e non appoggerà stravolgimenti della Costituzione. Contesta ma informati, ok? La contestazione può essere giusta ma se è informata. Quindi informati. No. Verifica. Scusate, io vorrei una sola presa d'atto. Che qua ci sono delle persone che sono venute spesso dopo aver sostenuto nei confronti dei propri gruppi parlamentari e dei propri partiti delle posizioni fortemente conflittuali. Quindi io vorrei che noi dessimo atto della onestà politica, personale e intellettuale di tutti coloro che hanno messo la faccia su questo palco. E voi sapete benissimo che non c'è nessuna simpatia fuori da questa aula, da questa università, verso chiunque abbia idea di dare delle informazioni che non siano quelle di regime. Quindi con tutte le distinguo del caso, con tutte le posizioni politiche, io vorrei che noi facessimo tutti un applauso a queste persone
che sono venute e che difendono spesso con grande difficoltà e hanno rinunciato a posizioni di governo per mantenere fede alle proprie posizioni. Allora io concludo, ma naturalmente diciamo a me, figuratevi, siamo abituati, non è che mi sottraggo a critiche o contestazioni, purché partono da dati di fatto. Se uno mi dice di essere stato a favore della riforma elettorale o di essere a favore della riforma costituzionale, semplicemente dice che è una cosa non vera e può essere verificata dati e fatti alla mano. Detto questo, mi interessava evitare adesso la polemica e tornare a un punto di